Non esiste, perché io non ho bisogno né di soldi, né di niente, comunque, no, sono figlio di contadino e ne sono orgoglioso. Quindi, se io ho dei soldi, mandai alla moneta sofferente, non mi mando come dicono solo i carcerati. Potete vedere nei carceri, faccio i vagli tutti i giorni a delle bambine, ai bambini, forse perché ho bisogno di affetto, non lo so. Cutolo era un uomo, ma quando io lo conobbi era un uomo che aveva un suo fascino sinistro, ma aveva un suo fascino. Il mio primo ed unico incontro con lui iniziò con un Fender de non reservoir da parte sua. Mi disse: ho ricevuto una lettera da un mio associato che mi dice che voi siete un fetente e che con voi è meglio non parlare. Ed io stavo riprendendo le mie carte per andarmene quando lui dice: però se vuole restare come opera caritativa, vi faccio vedere la mia produzione letteraria. E io dissi: vabbè, sono qua, non perdo niente. Iniziamo a parlare, uscì dal carcere a mezzanotte con 18 pagine di verbale. Siamo ad Ottaviano e questo è il Castello Medicea. Questo è stato il quartier generale di Cutolo, della sua famiglia, dei cutoliani. Per la verità Don Raffaele qui ha vissuto soltanto pochi mesi, invece c'è stata per tanto tempo la sorella Rosetta. E qui era un continuo via vai di persone e anche di politici che venivano a chiedere i voti. Don Raffaele era fatto così, gli piaceva ostentare il suo potere e la sua ricchezza. Uno come lui non era tipo che potesse vivere in una casa normale, per quanto comoda e magari con i rubinetti d'oro. No, per Don Raffaele Cutolo, o professore, il fondatore della NCO, la nuova camorra organizzata, da 50 anni seppellito nelle patrie galere, ci voleva qualcosa di più grande, di più sontuoso, un castello. Che poi questo castello, a volerla dire tutta, rappresentava la sua rivalsa sociale. La sua rivincita sulla vita che lo aveva visto nascere figlio di un umile agricoltore di Ottaviano che proprio ai piedi di quel castello coltivava un pezzetto di terra agli albori dell'immediato dopoguerra. E Raffaele accompagnava il padre e guardava il castello, maestoso, irraggiungibile, e quella castellana che si atteggiava a padrona del vapore. Lo voleva quel castello e quando divenne potente lo comprò per 280 milioni di lire nel 1980, più o meno un terzo del valore reale dell'intera tenuta. In buona sostanza, Raffaele Cutolo fece una di quelle proposte che non si possono rifiutare all'ultima proprietaria, la nobildonna Maria Capece Minuto, e coronò così il suo sogno da ragazzo. Dalle falde della bocca più antica del Vesuvio, Don Raffaele sognava di conquistare non solo Napoli, ma tutta la Campania. La nascita della sua organizzazione, la NCO, segnerà in modo indelebile la storia moderna della camorra, e non certo in meglio. La nuova camorra organizzata, ha la grande responsabilità di essere stato, come dire, di essere stata il tarlo, no? Che ha veramente inquinato nei decenni successivi quella che è stata la vita di una regione, nasce, si costituisce, oltre che nella contrapposizione ai siciliani, proprio nella pretesa di ottenere una tangente sulle casse di sigarette che i siciliani scaricavano nella zona di San Giovanni a Teduccio. Dall'avvento di Cutolo a metà degli anni 70 fino ai primi anni 80, a Napoli e provincia, ma in tutta la Campania, si conteranno più di 800 morti ammazzati nella guerra tra cutoliani ed esponenti della nuova famiglia, un cartello di clan camorristi, storici appoggiati da Cosa Nostra siciliana che si opponeva alle mire espansionistiche del professore. Ci fu un anno nell'82 dove si superarono i 250 morti dovuti alla faida tra Cutolo e alla nuova famiglia, insomma. A Ottaviano però ci fu una grossa parte, penso che siamo sull'ordine di una quarantina. Però i clan sì. Con Salvatore gli alberi chiagnano, i frutti si sono fracetati. Caddero in tanti ad Ottaviano, compresi i parenti del boss. In questa piazza si è conclusa l'epopea dei cutoliani. In questo posto, dove adesso c'è la macelleria, prima c'era una sala da barba e qui dentro venne ucciso Salvatore Iacone. Chi era Salvatore Iacone? Era il suocero di Raffaele Cutolo. Lo uccisero proprio mentre si stava facendo fare la barba.
Ma la grande ferita di Cutolo Uomo fu l'uccisione del suo primogenito Roberto, raggiunto e ucciso davanti ad un bar di Tradate vicino Varese con 10 colpi di pistola da killer calabresi su richiesta della nuova famiglia, gli avversari di Cutolo. Questo è suo figlio? Sì, mio figlio. Buongiorno. Che avvenire augura suo figlio, signor Cutolo? Quelle che aprono tutti i padri onesti, come già lo devo vedere qui dentro, innocentemente. Quando lo uccisero, Roberto aveva 28 anni e 27.000 lire in tasca. Non se la passava bene e voleva dare un taglio al passato e a quel cognome di piombo. I soldi glieli mandava sua madre, la prima moglie di Cutolo, Filomena Liguori. È stato uno sfregio padre, però hanno colpito a me il mio padre perché io me l'ho cresciuto. Io ci mandavo menzina mese per mese. Io ho aggiutterrato al mio figlio e basta. Un altro colpo per Don Raffaele fu l'eliminazione del suo amico e braccio destro fidatissimo Vincenzo Casillo, saltato in aria nella sua macchina nei pressi di Forte Boccea a Roma, a due passi dalla sede dei servizi segreti. Casillo aveva con sé un tesserino dei servizi e aveva partecipato alle trattative per la liberazione dell'assessore regionale Ciro Cirillo e da latitante entrava e usciva tranquillamente dalle carceri italiane. All'esecuzione di Casillo, detto Onirone, assistette la sua fidanzata Giovanna Matarazzo, una ballerina di night club conosciuta col nome d'arte di Pesca Vellutata. La donna, qualche tempo dopo, venne sequestrata, uccisa e fatta a pezzi. Al processo per l'uccisione di Casillo, Don Raffaele, che è imputato, parla così del suo amico. Presidente, io sono in carcere da 26 anni. Ultimamente ho preso qualche 10 ergastoli, quindi la mia vita deve finire in carcere. Però non desidero pagare per la morte dell'amico mio più caro, no? Ripeto, tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Se poi è un omicidio, dovreste domandare a un certo apparato dello Stato che gli ha rilasciato la tessera dei servizi segreti ed entrare, benché latitante, entrare in tutte le carceri italiane. Però tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Allora, in nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Roma, visto l'articolo 479 Codice Procedura Penale, assolve Cutolo Raffaele, Cutolo Rosetta e Puga Giuseppe dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto. L'udienza è tolta. La ringrazio di tutti. Arrivederci, grazie. Avvocato, grande battaglia. Ha diventato un grande. È la verità, comunque. È stato un grande contributo, veramente. Avvocato, poi... Ha detto il maestro, dobbiamo fare la squadra. La squadra? Ci vediamo a posto. Caddero in tanti ad Ottaviano camorristi e uomini delle istituzioni, come due onesti e battaglieri consiglieri comunali, Pasquale Cappuccio, socialista, ucciso nel 1978, e Mimmo Beneventano, assassinato due anni più tardi davanti casa. Io fui svegliata dalle grida di mia madre perché stavo dormendo e scesi qua e trovai il corpo di mio fratello, che per me era una roccia, per terra. Gli allentai la cravatta pensando che non riuscisse a respirare, ma non c'era più niente da fare. Lui venne ucciso, morì qui su questa strada. Sia Pasquale che Mimmo si opponevano in consiglio comunale e nelle piazze alla speculazione edilizia che la camorra cutoliana si apprestava a compiere in quella zona attorno al castello, in quello che oggi si chiama Parco del Vesuvio. Allora si voleva costruire dei centri residenziali, si parlava di centri sportivi e così via, questi territori, che poi questi terreni che poi in realtà circondavano quello che era il castello comprato da Cutolo. Oggi il castello Medigio
è tornato al comune amministrato da un sindaco avvocato penalista che ha reso fruibile a tutti questi spazi di bellezza. Ma per anni, come in una favola nera, il castello ha rappresentato il simbolo del potere camorrista. Adesso con queste chiavi vi porto in un altro luogo particolare. Queste erano le scuderie del palazzo nobiliare. Vediamo se riusciamo ad aprirlo perché non è semplicissimo. Eccoci. E in queste che erano appunto, come vi dicevo, le scuderie, qui aspettavano le persone che dovevano parlare con Don Raffaele, ma erano decine, centinaia ogni giorno, e per ognuno di loro Don Raffaele aveva o una buona parola o un posto di lavoro o la 50.000 lire, come si diceva all'epoca. Ecco qua, aspettavano e poi venivano chiamati e arrivavano al cospetto o di Don Raffaele, ma molto più spesso di sua sorella Rosetta. Mio fratello ha servito da 20 anni e sto sempre dietro mio fratello. Ma comunque, mio fratello è abituato a fare sempre delle cose belle e tuttora fa cose belle. Lei mi diceva, se uno deve chiedere un piacere a mio fratello. Chiede a mio fratello e mio fratello giustamente si rivolge a chi insomma fa un piacere. Come la stessa cosa, aiuta una signora che serve un posto per un marito e mio fratello ha scritto a persone incaricate e fatto avere un posto, insomma. Oggi Ottaviano è una cittadina come tante dove il potere che un tempo fu di Don Raffaele è passato nelle mani di altri. E la musica è sempre la stessa. I soldi si fanno controllando le piazze di spaccio e con il vecchio, caro e mai ripudiato calcestruzzo. Oggi soprattutto i Fabbrocino hanno subito già diverse operazioni proprio perché imponevano alle ditte del territorio, anche oltre i confini della provincia di Napoli, un calcestruzzo creato da aziende loro in cui avevano ripulito soldi e che ovviamente non poteva essere di ottima fattura, anche perché venduto ad un prezzo bassissimo rispetto alla concorrenza. L'ultima boccata di libertà, utilizzando il falso nome di Prisco Califano, era durata appena un anno dall'evasione dal manicomio criminale di Aversa nel 1978, con i picciotti che usarono la nitroglicerina per aprire una breccia nelle mura dell'istituto e liberare il loro boss, fino all'arresto nel 1979 nei pressi di Salerno. Ma la carcerazione non l'ha piegato. Non so come abbia fatto e tuttora faccia, abbia la forza per resistere ad un isolamento che perdura da 35 anni. Cioè lui da 35 anni non vede nessuno in carcere, solo le guardie carcerarie. Isolamento totale. La polizia penitenziaria. Lei pensa che quando io andavo a trovarlo a Belluno mi si chiedeva di andare di domenica, proprio perché nel tragitto dalla cella alla sala colloqui non incontrasse nessuno, invece durante la settimana magari poteva incrociare uno sguardo con qualcuno. Totale isolamento dal 1982. Quanti ergastoli è stato condannato? 14, se non ricordo male. 14 ergastoli. Ma credo. Un record man, credo. Quasi come Totò Riina, più o meno siamo lì. Credo di sì, ma ci tengo anche a precisare che in decine e decine di processi è stato assolto. Sì, certo. Il carcere è stato il suo regno negli anni Ottanta. In carcere fondò la nuova camorra organizzata, affiliando i detenuti. Dal carcere ordinò delitti e vendette e gestì gli affari miliardari del terremoto in Irpinia. In carcere decideva chi doveva essere il sindaco di Ottaviano e invece fece uccidere quello di Pagani, Marcello Torre, dando seguito alla stagione dei delitti politici che era stata inaugurata a Palermo con l'omicidio di Piersanti Mattarella. A me non è stato mai camorra, a me è un ideale di vita, se ripete, poi la camorra, l'andrangheta, la mafia è tutta un'altra cosa. Ma la mafia sta a Roma, la camorra sta a Roma, la vera camorra è la che sta a Roma. In carcere sposò l'attuale moglie, Immacolata Iacone. In carcere ha concepito tramite il prelievo del liquido seminale la sua secondogenita. Non fu semplice, infatti l'autorizzazione al prelievo comportò l'autorizzazione all'ingresso in carcere di un chirurgo, di un urologo, di personale medico. Certo. Che io accompagnai al carcere di Belluno. E poi questo personale autorizzato dal direttore del carcere, erano tre medici, procedettero al prelievo così come da autorizzazione. Poi si uscì dal carcere e c'era la signora Immacolata che attendeva con delle bombole di idrogeno per congelare il liquido così come era stato prelevato, bombole di idrogeno che per
ovvi motivi di sicurezza non potevano fare ingresso all'interno del carcere. È una cosa bellissima, per una donna avere un figlio è una cosa stupenda. E anche, perché no, avere mio marito vicino. E sempre in carcere, don Raffaele ricevette la visita dello Stato. Era l'aprile del 1981 e uomini dei servizi segreti e politici varcarono il portone del carcere di Ascoli Piceno per chiedergli un favore: adoperarsi per ottenere la liberazione dell'assessore democristiano Ciro Cirillo, che era stato sequestrato dalle Brigate Rosse a Torre del Greco. Cirillo venne liberato dietro il pagamento di un riscatto, ma Cutolo non ottenne le contropartite che si attendeva. Anzi, per tutta risposta, lo Stato lo spedì nel supercarcere della Sinara, che venne riaperto per lui e dove rimase a lungo l'unico detenuto. Però gli uomini come me sono condannati a non cambiare comunque, perché mi tengono sempre in queste condizioni. Sono l'unico detenuto in Italia. Non date retta il 41 bis, vanno lo stesso a passeggi in compagnia. Io sono totalmente isolato dal 19 febbraio dell'82. Da quel momento il silenzio ha parlato per lui. 50 anni di carcere senza mai dire una parola significativa. Un sussulto ogni tanto che assomiglia tanto ad un divertimento. Se parlassi io cadrebbe l'attuale Parlamento. Potrei dire delle cose sul sequestro e l'uccisione di Aldo Moro, ha detto ultimamente. Dichiarazioni già rese alcuni anni fa al PM, oggi sostituto procuratore generale, Otello Lupacchini. Cutolo sosteneva di essere stato incaricato dalla Democrazia Cristiana tramite un suo avvocato di individuare la prigione di Moro. L'aveva individuata, La era stata individuata. prigione venne individuata e chi di dovere venne informato di dove potesse essere la prigione di Moro, intendendosi per tale il covo di via Montalcini. Dopodiché, però, data questa notizia, raccontò Cutolo, e nessuno mi disse più nulla, anzi, un mio associato, in questo caso si trattava di Casillo, mi disse: Don Raffaele, è meglio che ne stiamo fuori da questa vicenda perché è molto pericolosa e liberare Moro non interessa a nessuno. Ogni volta si ha la sensazione che Don Raffaele giochi come il gatto con il topo, ma che in realtà non abbia alcuna intenzione di pentirsi. Arrivato a questo punto non si pentirà più, non penso che ne abbia alcuna intenzione di farlo. È legato purtroppo a quel vecchio stile camorristico dove il pentimento era un disonore enorme. Coloro che intendono collaborare con la giustizia, e ne hanno ovviamente ampia facoltà, lo fanno perché intendono patteggiare con lo Stato o benefici penitenziari Certo. enormi. Cutolo non ha mai scelto questa strada, non ha scelto mai la strada del compromesso. La prigione ha cambiato qualcosa in lei? No, io sono sempre lo stesso, ho sempre le stesse idee. Semmai io devo dire che se fossi in Italia si stava meglio quando si stava peggio. Ma di certo Cutolo di cose ne sa tante e le sue dichiarazioni potrebbero ancora far paura a qualcuno. Non so se ci siano molti che possano ancora aver paura di quello che lui sia in grado o possa ancora raccontare. Indubbiamente, a mio avviso, se ce ne fossero ancora, rischierebbe molto con queste dichiarazioni, se effettivamente avesse qualcosa da raccontare ancora. Ma Don Raffaele fu anche il primo a sperimentare il fascino che la camorra e i suoi riti esercitano sui giovani e sui giovanissimi. Ne affiliò tantissimi e ne morirono tantissimi. Altrettanti vennero arrestati. E verrebbe da dire che la storia si ripete. Se 40 anni dopo troviamo ancora giovanissimi a fronteggiarsi per le strade di alcune zone di Napoli con le armi in pugno. Da vicoli come questo, nel cuore di Forcella, uno dei quartieri difficili di Napoli, partono le cosiddette paranze, queste bande di ragazzini che sparano per strada. I ragazzini sono sempre stati attratti dalla camorra, fin dai tempi di Cutolo e dei suoi avversari, e ne morirono tanti anche negli anni 80 e negli anni 90. Questore della città, Guido Marino, è uno sbirro di grande esperienza e coordina una squadra, dalle volanti alla mobile, estremamente affiatata e composta da ottimi professionisti. Marino, per i suoi trascorsi, conosce bene la mafia e i mafiosi. Quello che accade oggi a Napoli, negli anni Ottanta, dice, sarebbe stato impensabile. Io non mi ricordo un mafioso che abbia fatto
lo sceriffo in mezzo alla strada per terrorizzare la gente o per marcare il territorio o per imporre la sua legge, con il risultato di attirare in quel territorio più polizia, più carabinieri, da ultimo più soldati, e quindi con qualche difficoltà in più a muoversi. Fino a qualche anno fa noi siamo stati abituati a confrontarci con una camorra che aveva il senso delle cose. Sapeva che alzare la tensione, il livello di violenza per le strade determinava delle conseguenze. La reazione dello Stato. Certamente, e quindi era in grado di riflettere e di astenersi dal commetterlo. Oggi tutta questa capacità di riflessione è venuta completamente meno. E ci troviamo di fronte a soggetti che sono imprevedibili, caratterizzati da una straordinaria violenza e quindi particolarmente pericolosi per la collettività. Sono sganciate dalle connessioni politiche, non c'è alcun rapporto. Però c'è un grande, questi ragazzi hanno un grande target di riferimento, diverso dalla politica, che a mio giudizio è quello decisivo, più della politica, è il mondo imprenditoriale. E il mondo imprenditoriale, quando questi ragazzi vanno a chiedere il pizzo, in quel momento ricevono la legittimazione dell'operatore economico, la legittimazione del commerciante, la legittimazione dell'imprenditore. In quel momento dell'acquiescenza dell'operatore economico, il loro radicamento diventa una realtà e non sono più gang, ma sono clan. Ragazzini in azione non solo nelle strade di Napoli, qui siamo ad Acerra, in piazza Falcone e Borsellino, e questa è la scuola media Gaetano Caporale. Qui pochi giorni fa, non più di una settimana fa, due ragazzi a bordo di un motorino con i mitra in pugno hanno seminato il terrore davanti alla scuola. Forse cercavano di entrare per sequestrare la figlia di un boss che avevano tentato di uccidere e non c'erano riusciti. Fatto sta che genitori e alunni sono rimasti a lungo barricati qua dentro. Sì, i nostri collaboratori non volevano farci uscire per paura. Ma quindi com'erano? Con i motorini con le armi? Sì, con i mitra e il passamontagna. Con i mitra e il passamontagna? Sì, erano con i mitra e con il costo. Quanti erano? Due su un motorino. Vedo per tutti, zona Forcella, zona quartiere, zona Monte Calvario. Abbiamo da ricercare una Toyota IQ, una Toyota IQ. Non abbiamo il colore, la targa. A bordo vi dovrebbe essere una donna in stato interessante. Ripeto, donne sono interessanti, probabilmente a nome di Valentina Giuliano, appartenente alla famiglia Giuliano di Forcella, la quale porta, trasporta armi da Forcella a zona quartiere per consegnarle successivamente a personaggi malavitosi di Forcella, i quali poi dovrebbero esplodere dei colpi d'arma da fuoco per atto intimidatorio, nota per tutti. Camici bianchi, silenzio e concentrazione. Ecco la centrale operativa della Polizia di Stato a Napoli. La segnalazione che avete appena sentito riguarda una donna esponente del clan Giuliano di Forcella che starebbe trasportando delle armi verso i quartieri spagnoli, probabilmente per una rappresaglia. Michele Spina, capo delle volanti, per anni commissario a Secondigliano e a Scampia, ci dice che la segnalazione dell'auto è arrivata con una telefonata anonima e come tale va presa con le pinze. Andiamo a Forcella per capirne di più. Sì, ho ricevuto, ma com'è quella situazione interrogativa? Positiva? Doc, siamo ancora in accertamento, quasi accertamento. Ora noi stiamo andando a Forcella a controllare quella situazione che abbiamo sentito giusto in sala, sì, operativa. Esatto. Che mi sembra abbastanza un allarme, insomma, perché se c'è una macchina con... Se sì. È vero... Sì, ma spesso vengono fatte comunicazioni anonime di questo tipo, che vanno tutte verificate, ma non necessariamente sono poi veritiere. Veritiere, certo. Ciao. Come va? Abbiamo diramato le ricerche, le pattuglie hanno cercato, ci sono anche stanno dei ancora cercando. E stanno ancora cercando, ma fino ad ora non c'è traccia di questa macchina. Non è successo, non l'abbiamo trovata. No. Diciamo. La segnalazione era verissima. L'auto viene ritrovata due giorni dopo con diversi colpi di pistola sulla carrozzeria. Ma chi sono questi giovani protagonisti di paranze estese? Come vengono definiti questi raid a mano armata? Quattro imbecilli, incapaci anche di dire il proprio nome e cognome. Questo è il punto. Sì, perché poi quando ce li avete davanti vi rendete conto che sono oggettivamente niente. Sono decelebrati completamente. Cioè,
Quanto, cioè, la droga incide in questo? Parecchio, parecchio incide la droga, e chiaramente incide poi un sistema normativo che francamente meriterebbe qualche riflessione approfondita. Ma la solita storia, voi li mettete in carcere, dopo due settimane, dopo due giorni sono fuori, questo è il tema. Nel caso di minorenni avviene anche di peggio, perché abbiamo a che fare con un sistema normativo che tutela, secondo me, anche in misura eccessiva, il minorenne. E fin lì ci può anche stare. Ma libera da ogni responsabilità, proprio svincola da ogni onere, il genitore di quel minorenne. Cioè non gli chiede conto e ragione di nulla. Quindi che facciamo? Li togliamo questi ragazzini ai genitori, o li costringiamo i genitori a occuparsene? Ma come? Gli abbiamo gli strumenti legislativi per fare questo? Dal mio punto di vista al genitore che è manifestamente incapace o indegno di fare il genitore, il figlio va tolto, secondo me. Io riesco ad andare avanti proprio perché non mi porto nessun senso di colpa, perché i miei figli li adoro e l'ho sempre guidato nella via giusta. Se un ragazzo non va a scuola, quindi verrà denunciato, no? Se il papà non sta in grado quindi ci sono competenze altrove, come l'assistenza sociale, altre situazioni, no? Lui è uno degli ultimi venditori di sigarette per strada. Si chiama Salvatore e mi ricorda che ci siamo conosciuti oltre 20 anni fa in casa di Luigino Giuliano durante un'intervista all'allora boss di Forcella. Lui all'epoca era poco più che un bambino, come quelli che oggi sparano per le strade. Ma lui non ha mai ucciso, ha commesso altri reati ed ha pagato il suo debito con la giustizia con 14 anni di galera. Sulla questione figli risponde come non ti aspetti. Come io sono padre, per esempio, di 3 figli, per me anche i genitori sono fatti così, perché si vede mio figlio che una mattina che scende e porta 1.000 euro a casa, io dico vicino a mio figlio, dove l'hai preso questi 1.000 euro? Certo. Se mio figlio vede che non dico niente, domani porto 2.000 euro, e mio figlio è un quando è sciotto. Certo, è quindi dici tu dipende molto dai genitori, no. Dalle famiglie. Sì, perché se mio figlio va a fare una cosa, io lo vengo a sapere mio figlio. Certo. E circa mio figlio come faccio a tirare dire, perché non deve soffrire come ho sofferto io. Intervenire sull'aspetto delicatissimo della patria potestà rischierebbe addirittura di essere un boomerang. Ci ha insegnato Sciascia, e per fortuna che ce lo ha insegnato, che la mafia si vince sul terreno del diritto. Bisogna opporre la forza del diritto. Tu non puoi, guai se dai la sensazione di essere come loro. Se dai questa sensazione, alimenti il consenso sociale della mafia. Cerchiamo di metterli però in condizione di andarci a scuola e non dover lavorare per doversi mantenere, a non dover vivere in un quartiere che scuole non ne ha, a non dover fare molti chilometri per andare a scuola, a non andare in scuole fatiscenti, con un'edilizia scolastica che è ai minimi storici. Cerchiamo di intervenire su questo e secondo me sarà allora che la città potrà mettersi al pari dell'altra parte della città, che invece registra un boom turistico straordinario, che invece registra il massimo delle presenze dall'estero in ogni festività, perché anche questo esiste. Tutto vero, ma è altrettanto vero che la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine a Napoli è spesso deficitaria. In un caso di omicidio il primo sforzo investigativo è finalizzato a individuare un testimone, non l'autore dell'omicidio. E tutto questo è deprimente. Sì, ma lo spieghi, perché vuol dire? Cioè non c'è mai un testimone, non uno c'è che mai dica un testimone. Semplicemente erano in due o erano in tre. Esattamente questo. Cioè a dire, stiamo parlando dell'inizio di un'indagine. Cioè erano in moto piuttosto che erano in macchina, erano in due piuttosto che erano in tre. Questo tipo di contributo, che mi sembra davvero il minimo sindacale da parte di un cittadino che pretende di essere tale, insomma, io credo che bisognerebbe aspettarselo da una città che ha ampiamente dimostrato di avere 1.000 risorse e di non avere come unico obiettivo da visita questi 4 rifiuti umani che vanno sparando. Ci sono alcuni fatti più gravi su cui non si transige, là è giusto denunciare assolutamente, dipendentemente dal contesto. Tu denunceresti?
Personalmente sì, io penso che denuncerei, però non mi sono mai trovato in una situazione del genere, quindi adesso magari posso dire di sì, poi trovandomi ci potrei cambiare opinione, però sì, comunque penso denuncerei. Sostengo che l'avversione in un certo senso viscerale che c'è in ampi settori della città, non necessariamente settori camorristici, anche di settori di indifferenti, di persone per bene nei confronti delle forze dell'ordine, costituisca una vera e propria patologia. Quindi noi rappresentiamo Napoli in un certo modo, però poi la gente continua a venire a visitare questa città, ad apprezzarne le bellezze, la cultura. È una contraddizione. Che o cosa sono è? Tutti pazzi, autolesionisti, e vanno incontro a morte certa per rapine, scippi, ferimenti o cose del genere, oppure vedono qualcosa che i media spesso e volentieri non vogliono far vedere. Siamo davanti al Consiglio regionale della Campania e come vedete la facciata principale del palazzo, ma anche quelle laterali, sono costellate di fotografie delle vittime innocenti della camorra. Sono decine e decine e anche nell'anno appena trascorso, nel 2015, sono morti dei giovanissimi. Tutto questo viene fatto per non dimenticare. È stato ucciso per sbaglio, per una pallottola vacante, per questi raid che non si sanno cosa vogliono questi sciacalli, no? Vogliono intimorire i quartieri, vogliono intimorire la città e non si può perdere un figlio per rimanere un'ora in più in piazza, no? Antonio Cesarano è il papà di Gennaro, detto Jenny, 17 anni e tutta la vita davanti. L'hanno ucciso in Piazza della Sanità il 6 settembre dello scorso anno, colpito da pallottole esplose da quelle che vengono chiamate le stese, gruppi di giovani che a bordo di grossi scooter sparano all'impazzata per affermare la propria supremazia criminale in questo o in quel quartiere. L'unica colpa di Jenny è stata quella di essersi attardato in una calda serata di settembre a chiacchierare con gli amici nella panchina di fronte a casa. Non lo voglio accettare, pure questo posto per me è un ricordo tremendo, perché mio figlio si è cresciuto in piazza, stava a 100 metri di casa mia, non faceva parte dei minori a rischio, quasi parlavo che mio figlio andava a scuola, era un ragazzo seguito, e noi non ci davamo pace, noi abbiamo perso tutta la nostra vita. Non una metà, tutta la nostra vita. Jenny è stato ucciso in settembre ed era una promessa del calcio. Come Davide Bifolco, ucciso anche lui a settembre, ma dell'anno precedente. Da un colpo esploso dalla pistola d'ordinanza di un carabiniere al termine di un inseguimento. Sono uscito con i documenti, sono andato sul posto e ho trovato mio figlio a terra morto. È un carabiniere, cioè, ma che l'avete fatto? Perché poi io mi sono ginocchiata e cercava di scuotere. Scuotere, Davide, però ero capito subito tutto. Al militare, la procura di Napoli ha contestato l'omicidio colposo. Il processo si è concluso 48 ore fa ed ha visto la condanna a 4 anni e 4 mesi del carabiniere che ha ucciso Davide. Non si tratta del massimo della pena per questo tipo di reato. Per i genitori di Davide si trattò di una vera e propria esecuzione. Cioè, se tu cadi da un motorino, la prima cosa che fai istintivamente? Cerchi di alzare per vedere che ti hai fatto. Allora il bambino stava così, vedi? Quando sei alzato, stava così. Così stava, in questa posizione. Quando ha fatto così, evidentemente il piede che ci faceva male, non li sa. E così è rimasto. Una botta qua. Ma che ha fatto di male? Cioè, sto posto di blocco, è inciampato, è rullato tanto su motori. Cioè, mio figlio non guidava motori. Non era il suo, stava in mezzo, come dicevano in via radio, e qua in mezzo. Quello ammazzato. Sono in tre sul motore.
comunque ha ammazzato quello di mezzo, che era mio figlio. Il dolore identico di queste due famiglie ha prodotto frutti insperati con la nascita di due associazioni per volere dei genitori: Il Popolo in Cammino alla Sanità e Davide Vive a Soccavo ai Campi Flegrei. Noi abbiamo un obiettivo, è questo di fare interrogare i ragazzi piccolini, nel senso, io non ho avuto questa possibilità e forse ho fatto qualche piccolo errore, perché nessuno mi ha steso la mano a dire questa è la strada giusta, perché c'era tanta precarietà, tanta cosa, la famiglia volevo studiare, non ho avuto possibilità perché mio padre non mi poteva mantenere agli studi. E né tantomeno ho avuto qualcuno come associazione che stavano a ridosso a dare una mano ai giovani. Io sarò in primo piano per dire basta e far sì che questo martirio poi serve soprattutto per chi rimane, no? Perché i tre punti che ci diamo su questa vertenza è di scuole aperte, sicurezza di telecamere. Si chiedono cose sociali, perché questi quartieri hanno bisogno un po' di più di attenzione, lo Stato deve investire su questi posti. Io non sono uno di quelli che quando viene ammazzato un appartenente a un clan dice vabbè, si ammazzano fra di loro. Questa è una cosa terribile, quindi io non faccio distinzioni tra morti interni e morti esterni, tra morti innocenti e morti colpevoli. Una morte è una morte, è comunque una ferita sociale. Di cui dobbiamo assumerci tutte le responsabilità. Trenta giorni in giro per Napoli, la città mondo per dirla con De Giovanni. Una città con mille facce, come è noto e come vuole lo stereotipo. Una città dove si spara, ma dove ci si aggrega per trasformare quegli spari in musica. Io penso che la cultura debba essere il rimedio, debba essere la nostra arma. A differenza degli spari e delle pistole, la nostra arma deve essere la cultura per difenderci da chi ci vuole opprimere e da chi appunto cerca di non farci credere nei nostri sogni. Dobbiamo crederci perché è veramente l'unico modo per poterci realizzare personalmente. Questa è una cosa molto brutta, che sparano a 16 anni all'età mia. Loro sparano, io sparo musica, quindi siamo due luoghi proprio differenti. Associazionismo e volontariato con le catacombe di San Gennaro, gestite da un gruppo di giovani del quartiere Sanità, bravissimi e poliglotta. È difficile, però poi pensi che non si spara solo alla sanità, si spara in tutto il mondo. In altri quartieri ci saranno giovani che vivono queste stesse difficoltà. Noi però siamo ancora più fortunati, perché oltre alle difficoltà che viviamo quotidianamente, per noi c'è un'alternativa, c'è una cultura, c'è una storia che possiamo valorizzare, di cui ci possiamo riappropriare e costruire qualcosa sulle nostre radici. Parrocchia guidata da giovani e battaglieri sacerdoti. Molto spesso dice a questi giovani: ma basta, smettila con questa vita. E loro che gli dicono? E loro mi dicono: padre, ma il lavoro me lo date voi? Ed hanno ragione. Io credo che qui sul Rione la voglia di lavorare non manchi a nessuno. Il fatto è che tante volte manca lo spazio, dove, in che modo e soprattutto che cosa fare. Se ci fosse il lavoro, forse la percentuale di delinquenza scenderebbe molto. E poi ancora i centri sociali, fino a questo Bijou, un piccolo auditorium nel quartiere Marianella, a due passi da Scampia. Un luogo intestato al maestro Ciccarelli, con il quale cominciò a maneggiare musica Enzo Avitabile. Qui i ragazzi vengono a studiare, a ideare, a comporre. Enzo è il loro padre spirituale e da raffinato ricercatore di suoni nuovi, di contaminazioni, di sound mediterraneo, li invita a non smettere mai di cercare nuove strade. Bisogna non perdere di vista questo rapporto tra le nuove generazioni e lo studio. Noi abbiamo due possibilità, quelli fuori di vista nelle terre a svantaggio hanno due possibilità: innanzitutto dedicarsi a qualcosa, studiare e credere nei sogni e nelle probabilità, altrimenti si prendono le pistole.
questo posto. È interamente autofinanziato da Enzo e da quattro amici. Mischiare le diversità e farne melodia è la parola d'ordine. Ma a Napoli, si sa, si mischia tutto, a prescindere nel bene e nel male. E infatti, in questa processione dedicata alla Madonna dell'Arco, nel quartiere di San Lorenzo Vicaria, accanto alle effigie dei santi, sfilano a pagamento anche i volti in smoking dei cari estinti di rispetto del quartiere. Da sempre è così, è una tradizione, ci dicono, e noi ci crediamo. Crediamo soprattutto che per Napoli e per la sua gente sia ancora tempo. Ezio si chiamava Ezio. Ezio. Finanziere onesto, furbo, e se decideva di pigliarti, ti pigliava. Però sempre lealmente, sempre lealmente. Noi perdavamo, lui non riusciva a pigliarti, si commentavamo addirittura la sera, si commentava. No, come adesso. Come era bravo come scafista quello. Era bravissimo. Come scafista e sapeva anche i punti di riferimento nostri. Sapeva il linguaggio, sapeva, pure che tu parlavi, ma lui sapeva. Poi capiva il mare, se tu. Era se era cattiere, però era contrabbandiero. Hai capito? Era contrabbandiero dell'anima, dell'anima. Ci veniva a pigliare a dei posti a Botman. Abbiamo fatto un casino di inseguimento. Era sempre, a noi allora era sempre un fatto lecito, se tu vincevi sempre. Se tu eri il motoscafo era più veloce di loro, scappato. Dagli anni 70, dagli anni 80, 82 il contrabbando era proprio bello. Ti dico bellissimo, bellissimo. Poi sono cambiate le cose. Allora. Ma dico, c'erano quindi questi inseguimenti come con le macchine, cioè come nei film. Come nei film. Inseguimenti. Ma non vi spaventavate di finire a mare, insomma, di avere. O che sparassero? No, non sparavo alla finanza. Dove le andavate a prendere queste sigarette? In Svizzera? Dove? Si compravano in Svizzera. Andava un emissario nostro, incontrava un emissario della multinazionale e si faceva il contratto. E ti diceva dove te le devi portare? Albania, Montenegro. Tu dicevi dove le volevi e poi loro te le portavano regolarmente, tutto scritto. Cioè con un contratto regolare? Contratto regolare. E poi noi provvedevamo a andarcela a prendere. Le mettevamo su queste famose barche e le portavamo 30 miglia, 40 miglia. All'epoca ne faceva viaggio perché, sai, era un lavoro. Però 2-3 milioni al mese, un paio di milioni al mese. 2-3-4 milioni al mese guadagnava, sì, all'epoca sì, sì, sì. Lì si entrava. Qua, dove sta questo cancello? Noi entravamo, per la spiaggetta noi accedevamo e andavamo lì in questo cancello qua, vedi, questo cancello qua. Passavamo per sotto a questa villa. Allora, noi portavamo le sigarette? C'era la tenda, sì. Noi scendevamo a questa villa di che? Io la dico, non l'ho mai saputo di che. Non ci ho mai visto nessuno. Ah, ecco. Non c'era nessuno. Questo era un altro punto. Questo era un punto di scarico. Che succedeva? Che io entravo con la barca qui dentro, sì. E mettevo, appoggiavo le sigarette qua e le portavamo sotto a quella rotta là, sì. Che all'interno c'erano delle macchine che li caricavamo e li portavano io. Da questa rotta usciva una Mergellina. Hai capito come faceva? Era sotto tutto un tunnel. Sì, questo è tutto un tunnel che si entra di qua. Al cancello, dove c'è il cancello. Esatto, dove c'è il cancello. Quindi c'erano tutte le macchine in fila che aspettavano. Il carico di sigarette che noi mettevamo qua, 10 minuti, caricavano 110 casse, li mettevano alle macchine e loro uscivano a Mergellina. Quando io ero ragazzo, i contrabbandieri, quelli prima di me, erano proprio pescatori. E signori? Signori e pescatori. Signori, signori, mi metti. Signori, veramente signori. Come ogni agnese, che poi se poi loro, si hanno smesso di fare il contrabbando perché è cambiato il contrabbando. Sono entrati gente. E non andava bene più. Gente che non si. I contrabbandieri di quell'epoca là non ci sono stati. Gli anni 80 e 90 già non c'erano più. C'era altro tipo di gente. Giuseppe e Pasquale sono due ex contrabbandieri.
negli anni 70 e fino agli albori degli 80 hanno caricato dalla nave d'appoggio e scaricato a terra milioni di casse di sigarette. Quante famiglie campavano con il contrabbando di sigarette? 500.000, 600.000 famiglie, 20.000. A Napoli la lavora era le sigarette, non era solo noi che andavamo a mare. Nei vicoli tutti quanti avevano le sigarette in casa e avevano tutto a casa. Le vendevano per la strada. Un commercio illegale, quello delle bionde, che all'inizio fu appannaggio dei pescatori. Poi la camorra mise i piedi nella cioccolata, come dice Giuseppe, e fu la fine del loro piccolo mondo antico. Cutolo è stato uno di quelli là che ha cominciato a far finire le sigarette. Perché? Perché? Perché è cominciato che lui, sempre infatti quando mettono i dedi in da cioccolata, voleva la gente sulle sigarette a Napoli. Cioè voleva impossessarsi lui dal contratto. Impossessarsi della situazione. Ma già stava, quando la vendita di Cutolo già stava scemando, le sigarette già erano andate su un'altra strada. Ecco, Raffaele Cutolo per lei che cos'è? Raffaele Cutolo per me è un uomo serio, semplice, sincero e reale, e è molto affezionato a questa terra di Ottaviano, perché Ottaviano lui l'ha cresciuto quando era bambino. Io spero che non cadrei malato, no? Perché se io vorrei cadere malato, no? Che mi occorresse il sangue, io me lo facesse dare da lui, perché è un sangue nobile e degno di essere amato. È un uomo di alto livello nel bene. In effetti, non lo so. Cutolo era un uomo, era, ma quando io lo conobbi era un uomo che aveva un suo fascino sinistro, ma aveva un suo fascino. Il mio primo ed unico incontro con lui iniziò con un Fender de non recevoir da parte sua. Mi disse: ho ricevuto una lettera da un mio associato che mi dice che voi siete un fetente e che con voi è meglio non parlare. Ed io stavo riprendendo le mie carte per andarmene quando lui dice: però se vuole restare come opera caritativa, vi faccio vedere la mia produzione letteraria. E io dissi: vabbè, sono qua, non perdo niente. Iniziamo a parlare, uscì dal carcere a mezzanotte con 18 pagine di verbale. Siamo ad Ottaviano e questo è il Castello Mediceo. Questo è stato il quartier generale di Cutolo, della sua famiglia, dei cutoliani. Per la verità Don Raffaele qui ha vissuto soltanto pochi mesi, invece c'è stata per tanto tempo la sorella Rosetta. E qui era un continuo via vai di persone e anche di politici che venivano a chiedere i voti. Don Raffaele era fatto così, gli piaceva ostentare il suo potere e la sua ricchezza. Uno come lui non era tipo che potesse vivere in una casa normale, per quanto comoda e magari con i rubinetti d'oro. No, per Don Raffaele Cutolo, o professore, il fondatore della NCO, la nuova camorra organizzata, da 50 anni seppellito nelle patrie galere, ci voleva qualcosa di più grande, di più sontuoso, un castello. Che poi questo castello, a volerla dire tutta, rappresentava la sua rivalsa sociale. La sua rivincita sulla vita, che lo aveva visto nascere figlio di un umile agricoltore di Ottaviano che proprio ai piedi di quel castello coltivava un pezzetto di terra agli albori dell'immediato dopoguerra. E Raffaele accompagnava il padre e guardava il castello, maestoso, irraggiungibile, e quella castellana che si atteggiava a padrona del vapore. Lo voleva quel castello e quando divenne potente lo comprò per 280 milioni di lire nel 1980, più o meno un terzo del valore reale dell'intera tenuta. In buona sostanza, Raffaele Cutolo fece una di quelle proposte che non si possono rifiutare all'ultima proprietaria, la nobildonna Maria Capece Minuto, e coronò così il suo sogno da ragazzo. Dalle falde della bocca più antica del Vesuvio, Don Raffaele sognava di conquistare non solo Napoli, ma tutta la Campania. La nascita della sua organizzazione, la NCO, segnerà in modo indelebile la storia moderna della camorra, e non certo in meglio. La nuova camorra organizzata, che insomma, ha
la grande responsabilità di essere stato, come dire, di essere stata il tarlo, no? Che ha veramente inquinato nei decenni successivi quella che è stata la vita di una regione, nasce, si costituisce, oltre che nella contrapposizione ai siciliani, proprio nella pretesa di ottenere una tangente sulle casse di sigarette che i siciliani scaricavano nella zona di San Giovanni a Teduccio. Dall'avvento di Cutolo a metà degli anni 70 fino ai primi anni 80, a Napoli e provincia, ma in tutta la Campania, si conteranno più di 800 morti ammazzati nella guerra tra cutoliani ed esponenti della nuova famiglia, un cartello di clan camorristi storici appoggiati da Cosa Nostra siciliana che si opponeva alle mire espansionistiche del professore. Ci fu un anno nell'82 dove si superarono i 250 morti dovuti alla faida tra Cutolo e alla nuova famiglia, insomma. A Ottaviano però ci fu una grossa parte, penso che siamo sull'ordine di una quarantina. Però i clan sì. Con Salvatore gli alberi chiagnano, i frutti si sono fracetati. Caddero in tanti ad Ottaviano, compresi i parenti del boss. In questa piazza si è conclusa l'epopea dei cutoliani. In questo posto, dove adesso c'è la macelleria, prima c'era una sala da barba e qui dentro venne ucciso Salvatore Iacone. Chi era Salvatore Iacone? Era il suocero di Raffaele Cutolo. Lo uccisero proprio mentre si stava facendo fare la barba. Ma la grande ferita di Cutolo uomo fu l'uccisione del suo primogenito Roberto, raggiunto e ucciso davanti ad un bar di Tradate vicino Varese con 10 colpi di pistola da killer calabresi su richiesta della nuova famiglia, gli avversari di Cutolo. Questo è suo figlio? Sì, mio figlio. Buongiorno. Che cosa, che avvenire augura suo figlio, signor Cutolo? Quelli che aprono tutti i padri onesti, comunque. Già lo devono vedere qui dentro, indecentemente. Quando lo uccisero, Roberto aveva 28 anni e 27.000 lire in tasca. Non se la passava bene e voleva dare un taglio al passato e a quel cognome di piombo. I soldi glieli mandava sua madre, la prima moglie di Cutolo, Filomena Liguori. È stato uno sfregio padre, però hanno colpito a me il mio padre perché io me l'ho cresciuto. Io ci mandavo menzina mese per mese. Io ho aggiutterrato al mio figlio e basta. Un altro colpo per Don Raffaele fu l'eliminazione del suo amico e braccio destro fidatissimo Vincenzo Casillo, saltato in aria nella sua macchina nei pressi di Forte Boccea a Roma, a due passi dalla sede dei servizi segreti. Casillo aveva con sé un tesserino dei servizi e aveva partecipato alle trattative per la liberazione dell'assessore regionale Ciro Cirillo e da latitante entrava e usciva tranquillamente dalle carceri italiane. All'esecuzione di Casillo, detto Onirone, assistette la sua fidanzata Giovanna Matarazzo, una ballerina di night club conosciuta col nome d'arte di Pesca Vellutata. La donna, qualche tempo dopo, venne sequestrata, uccisa e fatta a pezzi. Al processo per l'uccisione di Casillo, Don Raffaele, che è imputato, parla così del suo amico. Presidente, io sono in carcere da 26 anni. Ultimamente ho preso qualche 10 ergastoli, no? Quindi la mia vita deve finire in carcere. Però non desidero pagare per la morte dell'amico mio più caro, no? Ripeto, tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Se poi è un omicidio, dovreste domandare a un certo apparato dello Stato che gli ha rilasciato la tessera dei servizi segreti ed entrare, benché latitante, entrare in tutte le carceri italiane. Però tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Allora, in nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Roma, visto l'articolo 479 Codice Procedura Penale, assolve Cutolo Raffaele, Cutolo Rosetta e Puga Giuseppe dalle imputazioni loro ascritte per non aver commesso il fatto. L'udienza è tolta. Comunque, è stato in gamba. Avvocato, comunque, è una grande grazie a voi, comunque, grazie veramente. Per mia sorella. Grazie a voi, salve. La ringrazio di tutti. Arrivederci, grazie.
Avvocato, grande battaglia. Ha diventato partita. 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 È la verità, comunque. È stato un grande contributo veramente. Avvocato, poi c'è... Vabbè, tanto vi chiamo, mi sono scelto. E poi perché ha detto il maestro, dobbiamo fare la squadra. La squadra. Caddero intanto ad Ottaviano camorristi e uomini delle istituzioni, come due onesti e battaglieri consiglieri comunali, Pasquale Cappuccio, socialista, ucciso nel 1978, e Mimmo Beneventano, assassinato 2 anni più tardi davanti casa. Io fui svegliata dalle grida di mia madre perché stavo dormendo e scesi qua e trovai il corpo di mio fratello, che per me era una roccia, per terra. Gli allentai la cravatta pensando che non riuscisse a respirare, ma non c'era più niente da fare. Lui venne ucciso, morì qui su questa strada. Sia Pasquale che Mimmo si opponevano in consiglio comunale e nelle piazze alla speculazione edilizia che la camorra cutoliana si apprestava a compiere in quella zona attorno al castello, in quello che oggi si chiama Parco del Vesuvio. Allora si voleva costruire dei centri residenziali, si parlava di centri sportivi e così via, questi territori e poi questi terreni che poi in realtà circondavano quello che era il castello comprato da Cutolo. Oggi il castello Medicio è tornato al comune, amministrato da un sindaco avvocato penalista che ha reso fruibile a tutti questi spazi di bellezza. Ma per anni, come in una favola nera, il castello ha rappresentato il simbolo del potere camorrista. Adesso con queste chiavi vi porto in un altro luogo particolare. Queste erano le scuderie del palazzo nobiliare. Vediamo se riusciamo ad aprirlo perché non è semplicissimo. Eccoci. E in queste che erano appunto, come vi dicevo, le scuderie, qui aspettavano le persone che dovevano parlare con Don Raffaele, ma erano decine, centinaia ogni giorno, e per ognuno di loro Don Raffaele aveva o una buona parola, o un posto di lavoro, o la 50.000 lire, come si diceva all'epoca. Ecco qua, aspettavano e poi venivano chiamati e arrivavano al cospetto o di Don Raffaele, ma molto più spesso di sua sorella Rosetta. Mio fratello ha servito da 20 anni e sto sempre dietro il mio fratello. Ma comunque... Mio fratello è abituato a fare sempre delle cose belle e tuttora fa cose belle. Lei mi diceva, se uno deve chiedere un piacere a suo mio fratello. Chiede a mio fratello e mio fratello giustamente si rivolge a chi insomma fa un piacere. Ma la stessa cosa, aiuta una signora che serve un posto per un marito, e mio fratello ha scritto a persone incaricate e ha fatto avere un posto, insomma. Oggi Ottaviano è una cittadina come tante, dove il potere che un tempo fu di Don Raffaele è passato nelle mani di altri. E la musica è sempre la stessa. I soldi si fanno controllando le piazze di spaccio e con il vecchio, caro e mai ripudiato calcestruzzo. Oggi soprattutto i Fabbrocino hanno subito già diverse operazioni, proprio perché imponevano alle ditte del territorio, anche oltre i confini della provincia di Napoli, un calcestruzzo creato da aziende loro in cui avevano ripulito soldi e che ovviamente non poteva essere di ottima fattura, anche perché venduto ad un prezzo bassissimo rispetto alla concorrenza. L'ultima boccata di libertà, utilizzando il falso nome di Prisco Califano, era durata appena un anno, dall'evasione dal manicomio criminale di Aversa nel 1978, con i picciotti che usarono la nitroglicerina per aprire una breccia nelle mura dell'istituto e liberare il loro boss, fino all'arresto nel 1979 nei pressi di Salerno. Ma la carcerazione non l'ha piegato. Non so come abbia fatto e tuttora faccia, abbia la forza per resistere ad un isolamento che perdura da 35 anni. Cioè lui da 35 anni non vede nessuno in carcere, solo le guardie carcerarie. Isolamento totale. La polizia penitenziaria. Lei pensa che quando io andavo a trovarlo a Belluno mi si chiedeva di andare di domenica, proprio perché nel tragitto dalla cella alla sala colloqui non incontrasse nessuno, invece durante la settimana magari poteva incrociare uno sguardo con qualcuno. Totale isolamento dal 1982. Quanti ergastoli è stato condannato? 14, se non ricordo male. 14 ergastoli. 14 ergastoli.
ma credo... Un record man, credo. Quasi come Totò Riina, più o meno siamo lì. Credo di sì, ma ci tengo anche a precisare che in decine e decine di processi è stato assolto. Sì, certo. Il carcere è stato il suo regno negli anni Ottanta. In carcere fondò la nuova camorra organizzata, affidando i detenuti. Dal carcere ordinò delitti e vendette e gestì gli affari miliardari del terremoto in Irpinia. In carcere decideva chi doveva essere il sindaco di Ottaviano. E invece fece uccidere quello di Pagani, Marcello Torre, dando seguito alla stagione dei delitti politici che era stata inaugurata a Palermo con l'omicidio di Piersanti Mattarella. A me non è stato mai camorra, a me è un ideale di vita, se ripete, poi la camorra, l'andrangheta, la mafia è tutta un'altra cosa. Ma la mafia sta a Roma, la camorra sta a Roma, la vera camorra è la che sta a Roma. In carcere sposò l'attuale moglie, Immacolata Iacone. In carcere ha concepito tramite il prelievo del liquido seminale la sua secondogenita. Non fu semplice, infatti l'autorizzazione al prelievo comportò l'autorizzazione all'ingresso in carcere di un chirurgo, di un urologo, di personale medico, certo, che io accompagnai al carcere di Belluno, e poi questo personale autorizzato dal direttore del carcere, erano tre medici, procedettero al prelievo così come da autorizzazione. Poi si uscì dal carcere e c'era la signora Immacolata che attendeva con delle bombole di idrogeno per congelare il liquido così come era stato prelevato, bombole di idrogeno che per ovvi motivi di sicurezza non potevano fare ingresso all'interno del carcere. È una cosa bellissima, per una donna avere un figlio è una cosa stupenda, e anche, perché no, avere mio marito vicino. E sempre in carcere, Don Raffaele ricevette la visita dello Stato. Era l'aprile del 1981 e uomini dei servizi segreti e politici varcarono il portone del carcere di Ascoli Piceno per chiedergli un favore: adoperarsi per ottenere la liberazione dell'assessore democristiano Ciro Cirillo, che era stato sequestrato dalle Brigate Rosse a Torre del Greco. Cirillo venne liberato dietro il pagamento di un riscatto, ma Cutolo non ottenne le contropartite che si attendeva. Anzi, per tutta risposta, lo Stato lo spedì nel supercarcere della Sinara, che venne riaperto per lui e dove rimase a lungo l'unico detenuto. Però gli uomini come me sono condannati a non cambiare, comunque, perché mi tengono sempre in queste condizioni. Sono l'unico detenuto in Italia. Non date retti il 41 bis, vanno nello stesso passeggio in compagnia. Io sono totalmente isolato dal 19 febbraio dell'82. Da quel momento il silenzio ha parlato per lui. 50 anni di carcere senza mai dire una parola significativa. Un sussulto ogni tanto che assomiglia tanto ad un divertimento. Se parlassi io cadrebbe l'attuale Parlamento. Potrei dire delle cose sul sequestro e l'uccisione di Aldo Moro, ha detto ultimamente. Dichiarazioni già rese alcuni anni fa al PM, oggi sostituto procuratore generale, Otello Lupacchini. Cutolo sosteneva di essere stato incaricato dalla Democrazia Cristiana tramite un suo avvocato di individuare la prigione di Moro. L'aveva individuata? La era prigione individuata. Venne individuata e chi di dovere venne informato di dove potesse essere la prigione di Moro, intendendosi per tale il covo di via Montalcini. Dopodiché però, data questa notizia, racconto Cutolo, e nessuno mi disse più nulla, anzi un mio associato, in questo caso si trattava di Casillo, mi disse: Don Raffè, è meglio che ne stiamo fuori da questa vicenda perché è molto pericolosa e liberare Moro non interessa a nessuno. Ogni volta si ha la sensazione che Don Raffaele giochi come il gatto con il topo, ma che in realtà non abbia alcuna intenzione di pentirsi. Arrivato a questo punto non si pentirà più, non penso che ne abbia alcuna intenzione di farlo. È legato purtroppo a quel vecchio stile camorristico dove il pentimento era un disonore enorme. Coloro che intendono collaborare con la giustizia, e ne hanno ovviamente ampia facoltà, lo fanno perché intendono patteggiare con lo Stato o benefici penitenziari, certo, enormi. Cutolo non ha mai scelto questa strada, non ha scelto mai la strada del compromesso. La prigione ha cambiato qualcosa in lei? No, io sono sempre lo stesso, ho sempre le stesse idee. Semmai io devo dire che se fossi in Italia si stava meglio quando si stava peggio.
Ma di certo Cutolo di cose ne sa tante e le sue dichiarazioni potrebbero ancora far paura a qualcuno. Non so se ci siano molti che possano ancora aver paura di quello che lui sia in grado o possa ancora raccontare. Indubbiamente, a mio avviso, se ce ne fossero ancora, rischierebbe molto con queste dichiarazioni, se effettivamente avesse qualcosa da raccontare ancora. Ma Don Raffaele fu anche il primo a sperimentare il fascino che la camorra e i suoi riti esercitano sui giovani e sui giovanissimi. Ne affiliò tantissimi e ne morirono tantissimi. Altrettanti vennero arrestati. E verrebbe da dire che la storia si ripete, se 40 anni dopo troviamo ancora giovanissimi a fronteggiarsi per le strade di alcune zone di Napoli, con le armi in pugno. Da vicoli come questo, nel cuore di Forcellano, dei quartieri difficili di Napoli, partono le cosiddette paranze, queste bande di ragazzini che sparano per strada. I ragazzini sono sempre stati attratti dalla camorra, fin dai tempi di Cutolo e dei suoi avversari, e ne morirono tanti anche negli anni 80 e negli anni 90. Il questore della città, Guido Marino, è uno sbirro di grande esperienza e coordina una squadra, dalle volanti alla mobile, estremamente affiatata e composta da ottimi professionisti. Marino, per i suoi trascorsi, conosce bene la mafia e i mafiosi. Quello che accade oggi a Napoli, negli anni Ottanta, dice, sarebbe stato impensabile. Io non mi ricordo un mafioso che abbia fatto lo sceriffo in mezzo alla strada per terrorizzare la gente o per marcare il territorio o per imporre la sua legge, col risultato di attirare in quel territorio più polizia, più carabinieri, da ultimo più soldati, e quindi con qualche difficoltà in più a muoversi. Fino a qualche anno fa noi siamo stati abituati a confrontarci con una camorra che aveva il senso delle cose. Sapeva che alzare la tensione, il livello di violenza per le strade determinava delle conseguenze. La reazione dello Stato. Certamente, e quindi era in grado di riflettere e di astenersi dal commetterlo. Oggi tutta questa capacità di riflessione è venuta completamente meno e ci troviamo di fronte a soggetti che sono imprevedibili, caratterizzati da una straordinaria violenza e quindi particolarmente pericolosi per la collettività. Sono sganciate dalle connessioni politiche, non c'è alcun rapporto. Però c'è un grande, queste ragazze hanno un grande target di riferimento, diverso dalla politica, che a mio giudizio è quello decisivo, più della politica, è il mondo imprenditoriale. E il mondo imprenditoriale, quando queste ragazze vanno a chiedere il pizzo, in quel momento ricevono la legittimazione dell'operatore economico, la legittimazione del commerciante, la legittimazione dell'imprenditore. In quel momento dell'acquiescenza dell'operatore economico, il loro radicamento diventa una realtà e non sono più gang, ma sono clan. Ragazzini in azione non solo nelle strade di Napoli, qui siamo ad Acerra, in piazza Falcone e Borsellino, e questa è la scuola media Gaetano Caporale. Qui pochi giorni fa, non più di una settimana fa, due ragazzi a bordo di un motorino con i mitra in pugno hanno seminato il terrore davanti alla scuola. Forse cercavano di entrare per sequestrare la figlia di un boss che avevano tentato di uccidere e non c'erano riusciti. Fatto sta che genitori e alunni sono rimasti a lungo barricati qua dentro. I nostri collaboratori non volevano farci uscire per paura. Ma quindi com'erano? Con i motorini, con le armi? Sì, con i mitra e il passamontagna. Con i mitra e il passamontagna? Sì, era con i mitra e con il cosco. Quanti erano? Due sul motorino. Vedo per tutto, zona Forcella, zona quartiere, zona Monte Calvario. Abbiamo da ricercare una Toyota IQ, una Toyota IQ. Non abbiamo il colore, la targa. A bordo vi dovrebbe essere una donna in stato interessante. Ripeto, donne sono interessanti, probabilmente a nome di Valentina Giuliano, ripeto, a nome di Valentina Giuliano, appartenente alla famiglia Giuliano di Forcella, la quale porta, trasporta armi da Forcella a zona quartiere per consegnarle successivamente a personaggi malavitosi di Forcella, i quali poi dovrebbero esplodere dei colpi d'arma da fuoco per atto intimidatorio, nota per tutti. Camici bianchi, silenzio e concentrazione. Ecco la centrale operativa della Polizia di Stato a Napoli. La segnalazione che avete appena sentito riguarda una donna esponente del clan Giuliano di Forcella che starebbe trasportando delle armi verso i quartieri spagnoli, probabilmente per una rappresaglia. È una strada in cui hanno
Michele Spina, capo delle volanti, per anni commissario a Secondigliano e a Scampia, ci dice che la segnalazione dell'auto è arrivata con una telefonata anonima e come tale va presa con le pinze. Andiamo a Forcella per capirne di più. Sì, ho ricevuto, ma com'è quella situazione interrogativa? Positiva? Dopo siamo ancora in accertamento, posti di accertamento. Ora noi stiamo andando a Forcella a controllare quella situazione che abbiamo sentito giusto in sala, sì, operativa. Siamo, che mi sembra abbastanza un allarme, insomma, perché se c'è una macchina con... Se sì, è vero... Sì, ma spesso vengono fatte comunicazioni anonime di questo tipo, che vanno tutte verificate, ma non necessariamente sono poi veritiere. Veritiere, certo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Come va? Abbiamo diramato le ricerche, le pattuglie hanno cercato, ci sono anche stanno dei ancora cercando. E stanno ancora cercando, ma fino ad ora non, non c'è traccia di questa macchina. Non è successo, non l'abbiamo trovata. No. Diciamo. La segnalazione era verissima. L'auto viene ritrovata due giorni dopo con diversi colpi di pistola sulla carrozzeria. Ma chi sono questi giovani protagonisti di paranze estese? Come vengono definiti questi raid a mano armata? Quattro imbecilli, incapaci anche di dire il proprio nome e cognome. Questo è il punto. Sì, perché poi quando ce li avete davanti vi rendete conto che sono oggettivamente niente. Sono decerebrati completamente. Cioè, quanto cioè, la droga incide in questo? Parecchio. Parecchio incide la droga e chiaramente incide poi un sistema normativo che francamente... meriterebbe qualche riflessione approfondita. C'è la solita storia, voi li mettete in carcere, dopo due settimane, dopo due giorni sono fuori, questo ma è il tema. Nel caso di minorenni avviene anche di peggio, perché abbiamo a che fare con un sistema normativo che tutela, secondo me, anche in misura eccessiva, il minorenne. E fin lì ci può anche stare. Ma libera da ogni responsabilità, proprio svincola da ogni onere, il genitore di quel minorenne. Cioè non gli chiede conto e ragione di nulla. Quindi che facciamo? Li togliamo questi ragazzini ai genitori o costringiamo i genitori a occuparsene? Ma come? Gli abbiamo gli strumenti legislativi per fare questo? Dal mio punto di vista al genitore che è manifestamente incapace o indegno di fare il genitore, il figlio va tolto, secondo me. Io riesco ad andare avanti proprio perché non mi porto nessun senso di colpa, perché i miei figli li adoro e l'ho sempre guidato nella via giusta. Se un ragazzo non va a scuola, quindi verrà denunciato, no? Se il papà non sta in grado di... Quindi ci sono competenze altrove come l'assistenza sociale, altre situazioni, no? Lui è uno degli ultimi venditori di sigarette per strada. Si chiama Salvatore e mi ricorda che ci siamo conosciuti oltre 20 anni fa in casa di Luigino Giuliano durante un'intervista all'allora boss di Forcella. Lui all'epoca era poco più che un bambino, come quelli che oggi sparano per le strade. Ma lui non ha mai ucciso, ha commesso altri reati ed ha pagato il suo debito con la giustizia con 14 anni di galera. Sulla questione figli risponde come non ti aspetti. Come io sono padre, per esempio, di 3 figli, per me anche i genitori sono fatti così, perché si vede che mio figlio una mattina che scende e porta 1.000 euro a casa, io dico vicino a mio figlio, dove l'hai preso questi 1.000 euro? Certo. Se mio figlio vede che non dico niente, domani porto 2.000 euro, e mio figlio è un quando è sciotto. Certo, quindi dici tu dipende molto dai genitori, no. Dalle famiglie. Sì, perché se mio figlio va a fare una cosa, io non vengo a sapere mio figlio. Certo. E cerca mio figlio come faccio a tirare dire, perché non deve soffrire come ho sofferto io. Intervenire sull'aspetto delicatissimo della patria potestà rischierebbe addirittura di essere un boomerang. Ci ha insegnato Sciascia, e per fortuna che ce lo ha insegnato, che la mafia si vince sul terreno del diritto. Bisogna opporre la forza del diritto. Tu non puoi, guai se dai la sensazione di essere come loro. Se dai questa sensazione, alimenti il consenso sociale della mafia. Cerchiamo di metterli però in condizione di andarci a scuola
e non dover lavorare per doversi mantenere, a non dover vivere in un quartiere che scuole non ne ha, a non dover fare molti chilometri per andare a scuola, a non andare in scuole fatiscenti, con un'edilizia scolastica che è ai minimi storici. Cerchiamo di intervenire su questo e secondo me sarà allora che la città potrà mettersi al pari dell'altra parte della città che invece registra un boom turistico straordinario, che invece registra il massimo delle presenze dall'estero in ogni festività, perché anche questo esiste. Tutto vero, ma è altrettanto vero che la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine a Napoli è spesso deficitaria. In un caso di omicidio il primo sforzo investigativo è finalizzato ad individuare un testimone, non l'autore dell'omicidio. E tutto questo è deprimente. Sì, ma lo spieghi, perché vuol dire, cioè non c'è mai un testimone, non uno c'è che mai dica, un testimone. Semplicemente erano in due, ore in tre. Esattamente questo. Cioè a dire, stiamo parlando dell'inizio di un'indagine. Cioè erano in moto piuttosto che erano in macchina, erano in due piuttosto che erano in tre. Questo tipo di contributo, che mi sembra davvero il minimo sindacale da parte di un cittadino che pretende di essere tale, insomma io credo che bisognerebbe aspettarselo da una città che ha ampiamente dimostrato di avere mille risorse e di non avere come unico biglietto da visita questi quattro rifiuti umani che vanno sparando. Ci sono alcuni fatti più gravi su cui non si transige, là è giusto denunciare assolutamente, dipendentemente dal contesto. Tu denunceresti? Personalmente sì, io penso che denuncerei, però non mi sono mai trovato in una situazione del genere, quindi adesso magari posso dire di sì, poi trovandomi ci potrei cambiare opinione, però sì, comunque penso denuncerei. Sostengo che l'avversione, in un certo senso viscerale, che c'è in ampi settori della città, non necessariamente settori camorristici, anche di settori di indifferenti, di persone per bene nei confronti delle forze dell'ordine, costituisca una vera e propria patologia. Quindi noi rappresentiamo Napoli in un certo modo, però poi la gente continua a venire a visitare questa città, ad apprezzarne le bellezze, la cultura. È una contraddizione. Che o cos'è? Sono tutti pazzi, autolesionisti e vanno incontro a morte certa per rapine, scippi, ferimenti o cose del genere, oppure vedono qualcosa che i media spesso e volentieri non vogliono far vedere. Siamo davanti al Consiglio regionale della Campania e come vedete la facciata principale del palazzo, ma anche quelle laterali, sono costellate di fotografie delle vittime innocenti della camorra. Sono decine e decine e anche nell'anno appena trascorso, nel 2015, sono morti dei giovanissimi. Tutto questo viene fatto per non dimenticare. È stato ucciso per sbaglio, per una pallottola vacante, per questi raid che non si sanno cosa vogliono questi sciacalli, no? Vogliono intimorire i quartieri, vogliono intimorire la città e non si può perdere un figlio per rimanere un'ora in più in piazza, no? Antonio Cesarano è il papà di Gennaro, detto Jenny, 17 anni e tutta la vita davanti. L'hanno ucciso in Piazza della Sanità il 6 settembre dello scorso anno, colpito da pallottole esplose da quelle che vengono chiamate le stese, gruppi di giovani che a bordo di grossi scooter sparano all'impazzata per affermare la propria supremazia criminale in questo o in quel quartiere. L'unica colpa di Jenny è stata quella di essersi attardato in una calda serata di settembre a chiacchierare con gli amici nella panchina di fronte casa. Non lo voglio accettare, pure questo posto per me è un ricordo tremendo, perché mio figlio si è cresciuto in piazza, stava a 100 metri di casa mia, non faceva parte dei minori a rischio, quasi parlavo che mio figlio andava a scuola, era un ragazzo seguito, e noi non ci davamo pace, noi abbiamo perso tutta la nostra vita.
non una metà, tutta la nostra vita. Jenny è stato ucciso in settembre ed era una promessa del calcio. Come Davide Bifolco, ucciso anche lui a settembre, ma dell'anno precedente, da un colpo esploso dalla pistola d'ordinanza di un carabiniere al termine di un inseguimento. Sono uscito con i documenti, sono andato sul posto e ho trovato mio figlio a terra morto. È un carabiniere, cioè, ma che l'avete fatto? Perché poi io mi sono ginocchiata. Cercava di scuotere. Scuotere, Davide, Davide. Però ero capito subito tutto. Al militare, la procura di Napoli ha contestato l'omicidio colposo. Il processo si è concluso 48 ore fa ed ha visto la condanna a 4 anni e 4 mesi del carabiniere che ha ucciso Davide. Non si tratta del massimo della pena per questo tipo di reato. Per i genitori di Davide si trattò di una vera e propria esecuzione. Cioè, se tu cadi da un motorino, la prima cosa che fai istintivamente? Cerchi di alzare per vedere che ti hai fatto. Allora il bambino stava così, vedi? Quando sei alzato, stava così. Così, in questa posizione, quando ha fatto così, evidentemente il piede che ci faceva male, un levizzà, e così è rimasto, una botta calma. Ma che ha fatto di male? Cioè, sto posto di blocco, è inciampato, è rullato tanto su motori, cioè il mio figlio non guidava motori. Non era il suo, stava in mezzo, come dicevano in via radio, e qua in mezzo, quello ammazzato. Erano in tre sul motore. Comunque ha ammazzato quello di mezzo, che era mio figlio. Il dolore identico di queste due famiglie ha prodotto frutti insperati, con la nascita di due associazioni per volere dei genitori. Il popolo in cammino alla sanità e Davide vive a Soccavo, ai Campi Flegrei. Ma a Napoli, si sa, si mischia tutto a prescindere nel bene e nel male. E infatti, in questa processione dedicata alla Madonna dell'Arco, nel quartiere di San Lorenzo Vicaria, accanto alle effigie dei santi, sfilano a pagamento anche i volti in smoking dei cari estinti di rispetto del quartiere. Da sempre è così, è una tradizione, ci dicono, e noi ci crediamo. Crediamo soprattutto che per Napoli e per la sua gente sia